Ridurre i tempi, migliorare la conoscenza, l'esperienza, cioè le interazioni e ridurre i tempi di trasferimento anche delle conoscenze all'interno della fabbrica. Tutto questo però non si fa senza i dati di base. E lo dico perché chiamo adesso Alessandro Bertoli, Portfolio Solution Manager di Wonderware Italia. Appunto, senza dati, lo diceva prima, appunto, i dati devono essere ben organizzati, devono essere di qualità. Ecco, questo è un passo e sperando appunto che io dico sempre che ci siano più donne anche, perché guardo anche la platea Sì, e lo mi dico. piacerebbe fosse anche l'intelligenza artificiale un po' più femminile, e poi non è detto però che sia più intelligente, questo no. E Non lascio, discutiamone qua. no, non è il caso. E appunto, torniamo quindi un passetto indietro e capire appunto come riorganizzare tutti i dati in azienda. Sì, io sono un po' un intruso perché non parlerò appunto di intelligenza artificiale, ma parlo di digitalizzazione. Ovvero l'industria digitale, che però è la parte propedeutica, è il terreno su cui possiamo far attecchire, far crescere l'intelligenza artificiale. Cosa intendiamo con digitalizzazione? A dirla terra terra è la capacità nel mondo industriale di prendere tutto quel mondo fisico delle macchine, degli asset, dei processi che non può essere virtualizzato, dove si fanno le cose reali, catturare i fatti, gli eventi, le scelte e trasformarle in un formato tale per cui sempre, ovunque, chiunque o qualsiasi cosa, inclusi i software, possano vedere cosa succede, eventualmente interagire, capire e vedere il percorso che ci ha portato a quella situazione. Sostanzialmente, diciamo, avere poi una storia da analizzare e prendere decisioni più rapidamente. Questo è lo scopo della digitalizzazione. Di fatto, ad esempio, questo luogo è già in buona parte digitalizzato. Io vengo da Milano, ieri sera ho inserito Museo Ferrari Modena e mi ha fatto vedere le immagini, mi ha fatto vedere dei video, mi ha raccontato cosa c'è, potevo leggere la storia del museo, la storia della Ferrari. Poi gli ho detto che volevo essere qui stamattina per le 9 e gli ho detto dove parto e lui mi ha tracciato il percorso e ha considerato i tempi di percorrenza che avrei impiegato, considerando il traffico del venerdì mattina. E poi durante il percorso mi ha accompagnato, se ci fossero stati incidenti, dei lavori, degli imprevisti, mi avrebbe consigliato cosa fare. Ecco, la digitalizzazione accelera le scelte. La digitalizzazione è quella che ci permette di accelerare le decisioni, di portare più rapidamente, in maniera più efficace, a termine i compiti che ci siamo portati a casa. L'Industry 4.0 è la porta d'ingresso per il mondo industriale. Quanti di voi nelle proprie aziende, coi propri collaboratori, riuscite ad avere una visione come per questo museo? Inserisco un asset, un reparto, una macchina e ho cosa ha fatto, la sua storia, quante volte è stato mantenuto, cosa sta producendo, quanto consuma, chi ci ha lavorato, quanto riesco a farmi aiutare nel seguire un percorso, nell'ottimizzare le scelte di pianificazione della produzione. L'Industry 4.0 è il punto di partenza. Industry 4.0 dice prendere le macchine e connetterle al sistema informativo di fabbrica. Le macchine io qui le rappresento con una serie di tecnologie, di complessità. Alcune sono già Industry 4.0 ready, quindi diciamo in teoria attacco una spina e ho i dati, altre ci devo lavorare, PLC, sistemi IoT, database, OPC, protocolli, delle complessità. Questo è il mistero degli integratori, andare qui e riuscire a estrarre le informazioni della macchina. Cosa sono? Temperature, pressioni, livelli, energie consumate, tempi ciclo. Il valore glielo do se passo qua in mezzo. Cosa sta facendo la macchina in quel momento? Quanto tempo, da quanto tempo è stata fatta l'ultima manutenzione? Chi ci sta lavorando? Qual è la qualità delle materie in ingresso e la qualità dei prodotti in uscita, che sono spesso misure che prendo in fasi, in momenti differenti. Quindi devo andarli a incrociare col gestionale, col sistema di qualità, col sistema di manutenzione, con i file Excel, tutto è digitalizzato. Potremmo dire che qua abbiamo l'inferno dei dati, un purgatorio da gestire, poi finalmente arrivano i dati alle persone. L'Industry 4.0 non ci ha spiegato però come gestire questo groviglio. Spesso lavoriamo macchina per macchina, linea per linea, use case per use case. Prendo i dati dal gestionale, li mando giù in macchina, ritorno cosa è stato fatto, lo faccio reparto per reparto, caso per caso. È complicato se non approccio con una visione più ampia. Lo diceva prima il professor Candusti, in effetti l'Industry 4.0 era incompleta, se ne hanno dimenticato un pezzo, ed è la 5.0 che va a completare questo scenario. Passare da un approccio tattico di macchine connesse una per una a un approccio più sistemico, di andare a prendere quindi in maniera più ampia quello che è tutto il flusso dei dati che nascono dalle macchine e andarlo a contestualizzare per poi creare quella che è l'Industry 5.0, sostenibilità umanocentrica,
resiliente, dove con sostenibilità a me piace vederla come impattiamo meno sull'ambiente esterno, ma soprattutto essere meno impattati dai cambiamenti dell'ambiente esterno, dei cambiamenti climatici, dei cambiamenti geopolitici, i costi dell'energia schizzata alle stelle, la supply chain disruption, sono tutti cambiamenti esterni di cui noi dobbiamo riuscire a prevenire, essere resilienti. Ovunque andiate, dicono che la digitalizzazione è il percorso da seguire. Ci sono ad esempio i criteri, qua parliamo di Industria 5.0, i criteri ESG sono criteri finanziari, Environment, Social, Governance. Anche loro parlano di digitalizzazione. Quindi come riuscire ad arrivare al paradiso dei dati? Ecco, noi proponiamo insieme a Proto un approccio appunto sistemico a strati. Dal groviglio sbrogliamo la matassa, i dati anziché portarli uno per uno a diverse fonti, prepararli, avere uno strato di acquisizione unico, collezione dove li metto in ordine, li vado a catalogare, li rendo navigabili, poi li vado ad aggregare col contesto del mondo informatico, del mondo IT e li preparo per dargli in pasto ai consumatori. Chi sono i consumatori, i data consumer? Beh, chiunque in azienda, qui non stiamo parlando di dare strumenti manageriali o strumenti solo operativi. Chi sta a bordo macchina deve sapere cosa succede nella sua macchina, ma è meglio che abbia una visione più ampia di cosa dovrà fare dopo, di cosa sta succedendo a monte e a valle del suo processo. Chi è mobilità, i manutentori, coordinatori di reparto, business user, chi sta nella parte più amministrativa, fa pianificazione di medio e lungo periodo. Qui c'è un caso di un cliente che ha digitalizzato la raccolta dati delle macchine per misurare gli effettivi tempi ciclo delle macchine, quindi quanti box, quante scatole uscivano all'ora, e si è reso conto che le sue macchine andavano mediamente il 10% più veloce di quello che venivano usato da chi faceva pianificazione. Nel tempo aveva migliorato la propria produzione, però l'abitudine era continuare a usare questo parametro di pianificazione. Ora, il 10% su 10 linee è una macchina che avete, non usate, ma pagate e mantenete. Ecco, la digitalizzazione ti permette di vedere cose offuscate dalle abitudini. Andiamo avanti, remote operation, o più siti, gli esperti, le competenze sono distribuite equamente tra i siti. E abbiamo casi dove abbiamo centri d'eccellenza che vanno a connettersi da remoto e aiutano le persone, spesso magari con meno esperienza, noi assunti nei siti remoti per ottimizzare al meglio il processo. E poi qui abbiamo preparato questo strato di dati, questa infrastruttura, un nuovo tipo di utente, un nuovo tipo di collega che è l'intelligenza artificiale, che come abbiamo capito è qualcuno che impara molto rapidamente. Dove andiamo a mettere tutti questi dati che abbiamo utilizzato prima di arrivare all'intelligenza artificiale? Dobbiamo dare alle persone. Un fattore fondamentale è riuscire a far vedere alle persone che io sto misurando la fabbrica, la sto tracciando, lo sto vedendo. Già questo porta a dei cambiamenti. Riuscire a rompere le barriere di funzioni, di luogo, di scopi. Team diversi usano software diversi, reparti diversi usano numeri diversi, file Excel diversi. Abbiamo tante abitudini e il coordinamento è complesso. Noi invece proponiamo, una volta che ho preso tutti i dati della fabbrica, distribuirli, che possa essere il computer in ufficio, il tablet, una smart TV, anche sul muletto. Altro caso pratico, cliente, reparto, tre muletti per muovere semilavorati, per portare i pallet e tutto quello che serviva, gli stampi per la fabbrica, tre muletti vanno a digitalizzare quelli che sono i processi operativi e mettono un tab sul muletto dove anziché avere fogli di carta di cosa devi fare, gli mette la lista delle cose da fare e gliela aggiorna in tempo reale in base a quello che effettivamente succede. Dopo sei mesi si accorgono che in effetti gli bastavano due dei tre muletti. Il terzo lo tengono buono per i picchi di lavoro. Anche qui siamo riusciti a vedere cose che prima non riuscivamo a vedere a causa delle abitudini. Ecco, io qua ho messo anche un video wall, guarda caso ne abbiamo uno qua di video wall. Questo è il nostro modo di vedere la narrazione quotidiana della fabbrica. È un applicativo reale che si basa poi su dati simulati, ma noi con l'esperienza anche di Proteo da anni connettiamo i dati delle macchine ai sistemi informativi. Si può rappresentare di fatto quella che è la giornata di una fabbrica e il suo avanzamento. Dovete immaginare, noi abbiamo usato un video wall perché permette di vedere le tante informazioni che si possono utilizzare, ma ciascuna di queste schermate, ciascuna di queste grafiche potrebbe essere su un tablet, su un laptop, sul computer della vostra scrivania o di un operatore. Per navigarla, visto che qualcuno è anche lontano, abbiamo preparato un video. Mi ho immaginato una fabbrica con un processo produttivo di trasformazione, un processo poi secondario di packaging di fine linea, magazzini, movimentazione, stoccaggi, la qualità, e la navighiamo.
una fabbrica virtuosa perché ha già completato numerosi processi di digitalizzazione. Qui andiamo a vedere lo stato attuale, cosa sta succedendo oggi, andiamo a vedere i consuntivi, cosa è successo, la storia, e andiamo a vedere cosa sto proiettandomi di fare, quindi la pianificazione, a che punto sono arrivato. Questa è una prima immagine, una prima schermata ad alto livello, quindi capisco oggi come si sta muovendo la mia fabbrica, vedo i diversi reparti, vedo i consumi energetici e la cogenerazione, vado in dettaglio, posso capire, inserisco tre KPI, in questo momento la fabbrica è attenzionata su manutenzione, quante ne ho aperte, quante ne ho prese in carico, i consumi energetici, quante persone sono presenti in reparto rispetto a quello che mi aspettavo che ci fossero oggi. Li vedo in tempo reale. Ciascun reparto vede i propri, ma è anche a conoscenza, a visibilità di cosa succede intorno a lui. Poi vediamo appunto consumi energetici, la cogenerazione, la pianificazione di consegne o ricezioni, a che punto sono rispetto a tutte le consegne e ricezioni che mi aspettavo di avere oggi. Le manutenzioni, quante ne ho pending, quante ne ho complete, quanto sono in ritardo. Dallo stato attuale poi potremo navigare quelli che sono i consuntivi, quindi una visione più manageriale, più dirigenziale. Noi abbiamo pensato quattro principali pannelli, ma poi questa è una lavagna su cui sarete voi a scegliere gli indicatori da misurare. Noi abbiamo pensato sostenibilità, operation, finanziario, manutenzione. Sostenibilità, tutto l'andamento di consumo e cogenerazione, arrivare a indicare il costo di prodotto, il costo energetico per unità di prodotto, emissioni di CO2, la sicurezza delle persone fa parte della sostenibilità, quindi quei pannelli legati agli incidenti. Poi possiamo navigare le altre schermate, abbiamo l'operation, quali sono i prodotti più prodotti, saturazione delle linee, saturazione degli spazi di magazzino, anche dati finanziari, perché non far vedere alle persone quanto mi costa l'energia del loro reparto, quanto sto spendendo in manutenzione, anche perché no, gli effetti dei ricavi, tenere sotto controllo quei KPI quotidiani su cui mi sto concentrando, piuttosto che la manutenzione, manutenzione interna, manutenzione esterna, il ritardo, manutenzione non pianificate. Andiamo poi in un reparto, proseguiamo il viaggio, questo è il reparto di processo, miscelatori, forni, tutto quello che permette di fare trasformazione. Ecco, questi spesso sono ambiti già ben digitalizzati, ci sono PLC, chi fornisce questi impianti fornisce immagini di questo tipo. Ecco, qui abbiamo un altro aspetto della digitalizzazione. A volte c'è, ma non è comprensibile. Questa è la classica schermata, puramente digitalizzata, pompe, valvole, livelli, temperatura, che solo gli specialisti capiscono. E invece un nuovo assunto che arriva, magari non è lo specialista di processo, ma è qualcuno che lavora in fabbrica, avrebbe tanto da guadagnare se fosse in grado di capire cosa sta succedendo senza dover imparare, senza dover subito studiare, ma in maniera automatica. Un po' come quando installiamo un'app sul telefono, non c'è mano di istruzioni, non facciamo un corso, la usi. Mondo industriale più complesso, ma quanto stiamo lavorando per semplificare e accelerare i tempi di inserimento di una nuova risorsa? Considerato quanto è difficile oggi trovarle e tenere le risorse. Allora, su questo aspetto noi lavoriamo molto sulla user experience, quindi su come presento i dati, sul formato, quindi trasformare le complessità di un sinottico di processo, che lasceremo comunque per gli specialisti di processo, in quelle che sono le informazioni chiave, è allocato, sta lavorando o no, a che punto è, se sta lavorando, quindi l'avanzamento del processo, se c'è un problema, e poi la lista di tutte le attività che attualmente sono in corso o che stanno per partire. Insieme in questo reparto poi andremo a filtrare quelli che sono i consumi energetici specifici di questo reparto, piuttosto che andare a mettere dati ambientali. Ci sono processi che sono impattati dall'ambiente, dalle temperature, dall'umidità, dati ambientali interni, dati ambientali esterni che potrei connettere prendendo portali di previsione meteo pubblici. Ecco, se ho il sospetto che ci sia questa correlazione, e spesso gli operatori esperti, i tecnologi esperti la conoscono grazie alla loro esperienza, sanno come modificare la ricetta quando c'è più umidità, quando c'è più freddo. Ecco, come catturare quella competenza? Cominciamo a mettere quel fattore sospetto davanti a tutti. Oggi qual è la temperatura, l'umidità, qual è la condizione? Facciamolo vedere e registriamolo. Registriamolo insieme a cosa sto facendo, registriamolo insieme alle scelte che gli operatori fanno. E poi un domani qualcuno con un processo di intelligenza artificiale potrebbe verificare se la correlazione è corretta o meno e far diventare il patrimonio dei singoli operatori un patrimonio aziendale e quindi un asset aziendale.
Proseguo nel percorso all'interno della fabbrica. Passaggio successivo vuol dire andare nella parte di packaging. Anche qui le singole macchine rappresentate in maniera lineare, pulita, cosa stanno facendo, a che punto sono. Visualizzare se ci fosse, se arriva un imprevisto, un fermo, quali sono le sue condizioni. Oggi spesso quando qualcosa va storto partono le telefonate, le mail. Abbiamo inserito da alcuni clienti queste visualizzazioni con DVD-UO nelle stanze della manutenzione, l'hanno voluto poi anche gli altri manutentori negli altri reparti, perché semplifica la vita, riduce i tempi. Se sto misurando i tempi di se misuro i tempi e quindi anche la qualità e le performance, sto misurando appunto gli indicatori tipo lo I. E qui ho un altro esempio da raccontarvi: cliente che applica un sistema MES, quindi va a digitalizzare tutto quello che è il flusso produttivo, dovrebbe fermarsi, ok? Quello che è tutto il flusso produttivo, riesce a eliminare la carta sostanzialmente. L'ordine arriva in macchina, l'operatore deve confermare che quello è l'ordine giusto, la ricetta, controlla e poi fa partire. Ottengono dei vantaggi in termini di performance nei primi mesi e poi per 3 anni lasciano il sistema lì, funziona, abbiamo risolto il problema della carta. Poi dopo 3 anni arriva un consulente esterno, ci va a vedere i dati e appunto si accorge: tu hai implementato un sistema che ti ha portato vantaggi solo all'inizio, ma i dati che sono qua dentro, chi li guarda? Le persone che influenzano questi dati, gli operatori, li sanno questi dati, mettono dei monitor, delle smart TV ai fine linea, dove fanno vedere appunto le performance produttive di quella linea confrontata con i 2 turni precedenti. Sarà competitività, sarà che quando misuri un sistema lo vai a perturbare, nuova impennata di produttività. Quindi il sistema, con i dati che ha generato, ancora ha creato un nuovo ritorno dell'investimento. Ecco, prima di proseguire ho parlato di possibili efficientamenti. Ecco, gli efficientamenti sono ovunque nell'azienda, non si smette mai di migliorare, ma spesso sono nei punti, diciamo, di giunzione tra reparti, tra team. Tempi di attesa, perdite di rendimento appunto dovute a tempi di settaggio, di manutenzione, ritardi. Ecco, vi lascio qualche istante per poter a vedere se avete già affrontato queste problematiche. A volte la problematica non è solo efficientare, ma è mancanza di capacità di prendere un'opportunità o un picco produttivo, non sono riuscito a starci dietro. Sto introducendo un nuovo prodotto e faccio fatica a farlo andare in produzione a regime. Ecco, la digitalizzazione vuole proprio andare ad aggredire questi luoghi, questi punti di contatto tra diversi team, fornendo un unico luogo dove vado a verificare cosa succede, dove vado a verificare su cui lavorano i diversi team e i diversi reparti. Proseguo il percorso, passiamo alla parte di stoccaggi, magazzino, spesso fatto da numerosi sistemi, i muletti, gli AGV, bilancelle, traslo, crescono nel tempo, i manutentori hanno numerosi sistemi da gestire. Riassumere tutto in una visualizzazione, che può aiutare non solo la manutenzione, ma chiunque ha bisogno di sapere qual è la locazione, come si sta muovendo la fabbrica. L'esempio degli AGV per la manutenzione: spesso la manutenzione viene su rottura, se si rompe faccio quello che devo fare, qualcuno fa manutenzione a calendario, una volta al mese faccio a tutti un'ispezione. Con questo sistema andiamo a prendere i dati di effettiva percorrenza, quindi di effettiva usura, decido una soglia ogni 20 km, ogni 50 km, magari una soglia che l'esperto manutentore ha già nella sua testa e va a inserire al sistema, e a questo punto efficiente anche la manutenzione. Se sono una fabbrica multisito, risaliamo verso l'alto, abbiamo visto che abbiamo potuto misurare tanti parametri, abbiamo potuto misurare tante performance. A questo punto a livello manageriale sarà più coerente e più semplice fare confronti, fare scelte strategiche sulla base di dati oggettivi. Mi fanno segno che ho finito. Allora, riassumo quindi il valore della digitalizzazione. Devo connettere questi dati, devo fare l'Industry 4.0. Tra la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale c'è tutto un percorso che mi dice che già creo valore qua, se connetto i dati corretti alle persone giuste, nel momento giusto, nel formato comprensibile, corretto. Io sono Bertoli Alessandro di Wonderware Italia. Ho menzionato alcuni casi di successo. Noi il 12 marzo faremo un evento a Milano,
dove parleranno i clienti, quindi non parleremo dei nostri prodotti, parleranno i clienti, quindi poi ovviamente Proteo è tra gli invitati, spero che possa veicolarvi questo invito perché è proprio bello confrontarsi poi con altre aziende che questo percorso hanno deciso di farlo, dove sono arrivati, con che tempi, con che modalità e che cambiamenti sono riusciti effettivamente a ottenere. Grazie ad Alessandro Bertoli e devo dire grazie della chiarezza perché sono tutti...